Buonasera, io in realtà volevo che vi guardaste. Noi siamo tutti talmente diversi che ogni tanto ce ne dimentichiamo. Non ci distinguono solo l'orientamento sessuale, l'identità di genere, ci distinguono tante cose. Ci rendono ricchi, ci fanno essere più inclusivi, ci fanno guardare il mondo con tanti occhi e ci fanno riuscire ad amare. Tutte le nostre differenze ci fanno amare, ci fanno crescere, perché ciò che viene concepito come diversità rispetto alle tematiche LGBT serve a parlare anche di tutto il resto. Lavorare su questo vuol dire lavorare sull'inclusione. Cos'è che blocca questo? L'abbiamo sentito tutta la sera, è la paura, è l'unica cosa che ci ferma, ci fa paura e la paura è quello che fa avvenire ciò che succede in Cecenia. La paura fa venire, non so, quella linea di pensiero che purtroppo arriva anche dagli Stati Uniti. Beh, la paura non è così lontana, la paura arriva anche da noi. La paura è l'incapacità di dare una risposta a un figlio che ti fa una domanda perché semplicemente magari a scuola ha un compagno o una compagna che ha due mamme o due papà. Ho una sola mamma, ma questo può far davvero paura. La paura è quello che, per esempio, ha bloccato l'anno scorso la fine vera, bella, di una legge che voleva essere proteggere, per esempio, e dare dei diritti a dei bambini che già hanno dei genitori. Quei bambini esistono di fatto. Hanno dei genitori che per la legge non esistono. Beh, insomma, cosa ci stiamo dimenticando? Ci stiamo dimenticando di noi. Siamo noi che facciamo la differenza. Siamo noi perché siamo persone, perché abbiamo il cuore, perché ci mettiamo i sentimenti, perché capiamo che ciò che è lontano da noi ci può solo arricchire. Siamo noi perché abbiamo tutti un ruolo, una responsabilità. E ognuno di voi può fare la differenza. Ognuno di noi e di voi, tutti insieme, possiamo rendere questo mondo più bello. Grazie a tutti.